Ma indubbiamente sono stati 5 anni difficili, abbiamo avuto tantissime problematiche, non ci dimentichiamo anche la pandemia, la crisi economica, i tanti problemi finanziari dell'ente. Dunque penso che abbia prevalso anche nella scelta da parte dei cittadini di Silvi la serietà, l'affidabilità, la professionalità e la concretezza di quello che abbiamo portato avanti in questi 5 anni. Dunque sono veramente felice di questo risultato e soprattutto sono felice perché posso continuare ulteriori 5 anni e concludere il lavoro che era stato messo in campo. Ricordiamo un grande lavoro che si era avviato e avevamo bisogno di più tempo per poterlo concludere e ringrazio veramente di cuore i cittadini di Silvi per la possibilità di avermi dato più tempo per concludere le grandi opere. Da dove ricomincia, Sindaco? Visto che parla di continuità, proprio quindi tolta la questione soldi e bilancio, adesso da dove si ricomincia nel pratico? Ma indubbiamente si ricomincia da quelle cose che sono rimaste un attimino indietro, soprattutto per i tanti progetti che erano stati avviati. Ricordiamo, abbiamo preso quasi 14 milioni e mezzo di finanziamento col PNRR, dunque da quei progetti che sono già in cantiere, alcuni già progetti esecutivi, altri stanno partendo adesso con i lavori. Dunque abbiamo una lunga tabella di marcia, soprattutto tanto lavoro ancora da fare, però io sono fiducioso perché comunque la squadra è stata riconfermata in toto. Si aspettava una vittoria con questi numeri. Ma noi ci speravamo, nel senso che comunque abbiamo fatto 30 giorni di campagna elettorale puntando sempre a vincere al primo turno. Era un'impresa, era scrivere la storia, perché per Silvi è la prima volta che si vince al primo turno in una doppia elezione, nel senso che comunque si è sempre andati al ballottaggio. Dunque noi era un risultato che noi ci credevamo, l'abbiamo portato fino all'ultimo secondo e oggi i numeri danno questo. La squadra ce l'hai in mente? Ma la squadra adesso ci siederemo con tutti gli alleati della coalizione e faremo sicuramente in base ai risultati anche dei candidati consiglieri, faremo le scelte migliori per poter governare in maniera eccelsa questo comune. Quindi lei è un po' l'uomo dei primati, prima volta senza ballottaggio, primo sindaco della Lega del Centro-Sud, si diceva, quindi ha una grande responsabilità. Ma indubbiamente la responsabilità l'abbiamo presa già 5 anni fa quando abbiamo ribaltato i pronostici e abbiamo vinto. Sicuramente il lavoro c'è stato, è stato un ottimo lavoro di squadra. Io penso che comunque il candidato sindaco deve essere bravo a portare avanti tutto il programma elettorale che si manifesta durante, diciamo, questa elezione, che si porta avanti, e poi i risultati, insomma, sono alla portata di tutti. Dunque io spero veramente di poter concludere questo percorso, ma per la città di Silvi, non per me. Guardando ai prossimi 5 anni, sarà un lavoro più in continuità di completamento di quello che è stato avviato, o ci sarà uno scatto in avanti della città? Ma indubbiamente sarà un lavoro certosino come è stato fatto fino adesso, però con una serenità diversa, cioè abbiamo risanato un bilancio drammatico, oggi partiamo con più serenità, soprattutto partiamo con 5 anni di esperienza in più sulle spalle, con tanti progetti, come ho detto prima, alcuni già esecutivi, già avviati. Dunque io penso che sia veramente un lavoro, una fase di sviluppo importante per un comune come Silvi, che deve recuperare forse un gap di alcuni anni addietro. È vero che lei ha un nonno sindaco che è stato sindaco? Ma io ho una famiglia che è qui a Silvi dal 1480, il primo sindaco, no, nel quadro che ho appeso, diciamo, nello studio dei sindaci, c'è, cioè, uno scordello a Michelangelo che era un mio avo. Dunque è un grande orgoglio essere qui a governare la mia città. Che cosa gli direbbe se potesse, insomma, spiegare questa vittoria? Ma niente, sicuramente che la riconferma e dimostrazione che la famiglia Scordella ha sempre dato tanto alla città di Silvio e vuole continuare a farlo, soprattutto nei prossimi anni, e sicuramente non abbiamo fatto far brutta figura a nessuno, perché comunque i risultati ci danno ragione. Peraltro ha scelto di tornare qui proprio per occuparsi della sua città d'origine, come fece le sue avi. Ma guardi, io sono nato qui, ho vissuto qui, poi prima con l'università e poi per lavoro ho girato tutta Italia. Rientrare nel mio paese dove sono nato da sindaco per me è stato un orgoglio immenso. Oggi essere riconfermato lo è ancora di più. Dunque sono veramente felice di questo risultato, ma soprattutto sono felice di poter dare il mio contributo acquisito con le esperienze professionali in giro per l'Italia, riportarle nella mia città per fare quello scatto di orgoglio, perché la città merita un rilancio, soprattutto su tutti i settori. Sindaco, da dove arriva questa vittoria? O
meglio, che campagna elettorale è stata? È stata estenuante, è stata lunga, faticosa? Ma sicuramente è stata una campagna elettorale dura, faticosa, ma soprattutto perché comunque il sindaco uscente doveva amministrare e doveva portare avanti la stessa campagna elettorale. Non era scontato assolutamente, soprattutto perché comunque le forze centrosinistra avevano trovato un candidato condiviso, però effettivamente insomma, oggi possiamo dire che il centrodestra unito vince e siamo felici del risultato che abbiamo portato avanti insomma, in questi 30 giorni. Ecco, lei è riuscito in una grande impresa guardando all'altro grande centro che è stato diciamo al centro di questa tornata di voto, cosa è che non è andato nella performance del centrodestra, cosa c'è che non ha funzionato e come spiega questo risultato che sta maturando nel capoluogo teramano? Ma io sinceramente non ho seguito in questi ultimi minuti le sorti del centrodestra teramano. So che comunque i cittadini, soprattutto in questo momento storico, cercano di dare continuità alle amministrazioni uscenti anche per fargli concludere un percorso difficile. Non ci dimentichiamo che sono stati 5 anni difficili con la pandemia, con altre situazioni che tutti gli enti comunali hanno subito, soprattutto i cittadini con le difficoltà che ci sono. Perciò non voglio additare nessuno, però voglio dire che comunque forse i cittadini hanno preservato le amministrazioni uscenti. Allora, 5 anni fa ci fu la sua vittoria al secondo turno, al ballottaggio contro Comignani, ora il primo turno, un'importante vittoria. Che cosa è cambiato in questi 5 anni? Ma è cambiato che la gente lì ha scommesso su Andrea Scordella, oggi invece ha riconfermato una persona che hanno conosciuto in questi 5 anni. Come ho detto prima, serietà, affidabilità, concretezza, professionalità erano lo slogan che abbiamo portato avanti in questa campagna elettorale. Siamo stati sul pezzo sempre, abbiamo affrontato tutti i problemi di questa cittadina, abbiamo messo la faccia nelle situazioni di criticità e oggi sono felice perché insomma, è stata una riconferma sulla mia persona.